Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, stamattina per me è il 31 ottobre, mentre invece per voi oggi sarà già il 1° novembre. Quindi, buon 31 ottobre a me, buon Halloween e buon 1° novembre a voi. Oggi andiamo a fare, siccome è sabato, tantissimi lavori, c'è una bella giornata, mi sento carica e quindi ho pensato di trasmettere anche un po' di questa carica a voi facendo un bel video di pulizie motivazionali. Perciò iniziamo subito. 3, 2, 1. Cominciamo subito col fare una bella lavatrice. E poi stendiamo, stendo le cose che sono uscite dalla lavatrice, appunto, con qualche aiutante che va e viene. Dopo vado a sistemare il comodino. Non si tocca lì. Basta. Grandi, piccoli, righe. Piccoli, righe. Non mi scoraggio neanche io da quanto scritto. Che c'è scritto quadretti grandi, poi sotto quadretti piccoli, poi ancora più sotto quadretti. Non aprire più sotto scritto già già l'ho detto. Hanno iniziato a registrare. Hanno iniziato. Fai un video? E cosa vuoi dire in questo video? Video, fai come la mamma che fai video. Yeah. È iniziato. Sto registrando, Pia. Sono dei video. Smetto di iniziare. Acqua, acqua, acqua. Appa. Guardate tutti che Pia che beve fa glu 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 glu. Ma perché? Si sta guardando pure mentre che beve. Quando è iniziata a essere una baby vlogger. Ciao, è iniziato. Ciao, ciao. Dada, pupi! Mamma, c'è la bebè di Sabrina già da 10 smesso e ora è iniziato.
sabbia. Perché era lì? Cosa ne sai te? Io ce l'ho del gatto. Mettila! Ciao a tutti, in questo tanto che in piedi a giocare con il incendio spento. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Qua c'è Pia nascosta e vi ho fatto dare un colpo contro la porta. Non è mia, ma sporco vecchio per la germi. Tanto avevo. Vai, ti la dicendo. Quanti video ti stai facendo di 2 minuti? Di un minuto. Guarda, lei la carica batteria. A me ne hai fatto un video che dura tipo 13 secondi. Ha fatto 20.000 foto, mamma, ti sto io. Il tuo telefono da adesso sarà pieno di foto. Bebe! Tia, no, cosa stai facendo? Tus. Dammi subito! No, subito! No. Vai a registrare! Vai a registrare che il video è ancora acceso! Dai, guarda i ragazzi! Guarda quanto dura il tuo video. Sei bravissima a fare i video, brava. Fagli vedere i ragazzi il tuo nuovo giochino, guarda. Io mi nascondo. Smettili. Voglio anch'io smettere di avere gli occhiali. Ma non posso perché non ci vedo. Però mamma, secondo me è meglio se poi andiamo a farci vedere, perché mi hanno messo in fondo, sai, no? Nell'ultimo posto. Te lo dico solo. Io da qui a lì la maestra scriveva da così piccolo che non riusciva a leggere niente. Cercavo di chiedere. Non ci vedi, ti metto più avanti. Infatti, poi anche lei. Infatti non è Dio, lo dico. Scusa, hai acceso un video. Sta quasi per durare un minuto e almeno fatti vedere, no? Basta. Poi vado a pulire bene i cassetti, perché così Giorgia ci può mettere il suo intimo. Giada ha deciso di fare Picasso sui cassetti e quindi ne ha sporcati tutti. Ho provato a levarlo, ma non viene via. Però almeno adesso il comodino è ordinato. Poi io e Giorgia
passiamo a fare il letto. E dopo iniziamo a sistemare il suo armadio. Ma backstage, cioè io dovrò andare in un posto sconosciuto? Certo, estetico. Devo fare le unghie alla prima. E ha il stesso barato. Ho le varie piedi. Questo sarà il stesso barato. Sì. Intanto che noi facevamo questo, Manuel stava sistemando la scala insieme a Gabriele, che invece sistemava il pianerottolo che abbiamo in fondo. Sabrina e Giada invece erano insieme a Pia a giocare. Mentre rispondevo alle mille domande che mi stava facendo Giorgia, perché ha deciso forse di cambiare indirizzo di scuola. Voleva andare a fare scienze umane per diventare maestra o professoressa di italiano, e adesso invece ha deciso che vuole fare l'estetista. Sono due cose completamente diverse, ma come abbiamo detto a Manuel, li appoggiamo qualsiasi cosa loro vogliano fare. Ovviamente quella cosa che decidono di fare ci devono mettere comunque impegno, perché comunque il papà va a lavorare per guadagnare i soldi, ci si spendono comunque tanti soldi vicino perché i libri costano, comunque corsi, così cosa, quindi devono impegnarsi in quello che scelgono poi. Nel mettere a posto l'armadio di Giorgia facciamo un'altra cernita. Alcune cose le aveva messe nell'armadio, ma poi riguardandole non le piacevano più. Sta proprio crescendo e inizia a voler dire la sua, cioè ad avere i suoi gusti nel vestire, e quindi tante cose che secondo me sono carine a lei non piacciono. Alcune cose le metto da parte per Sabrina, altre invece le buttiamo proprio via, le mettiamo nel sacco, così poi lo portiamo in scarica nei bidoni con i gialli della carta. Le stavo anche spiegando come organizzare il suo armadio, perché
per quanto sembrano grandi, in realtà sono ancora piccoli e hanno ancora bisogno su certe cose di essere guidati per farle al meglio. E quindi le dicevo appunto di lasciare la parte sopra dell'armadio per metterci i pigiami, le robe per stare in casa, perché tanto non è che si usano sempre, ha bisogno che siano sempre a portata di mano, invece la roba per uscire di tenerla in basso. Allora, è arrivato il momento di preparare il pranzo. Farò un risotto con prosciutto e zucca. Ho messo un pochettino di olio di carciofi, dove c'erano i carciofi lì a bagno, diciamo, perché così almeno gli dà anche un altro gusto un po' diverso. Poi ho messo una cipolla tagliata a pezzettini piccoli e poi adesso ho messo il prosciutto a soffriggere, qui a cuocere un pochettino. Intanto vado a grattugiare la zucca, perché così almeno i pezzettini rimangono più piccoli e magari si sciolgono meglio, non si sente troppo il gusto della zucca, perché ai bambini, alle bambine non è che piace tantissimo, eh? Quindi grattugio la zucca e poi la mettiamo insieme. Ah, ho acceso la luce sopra la cappa perché è incredibilmente buio. Comunque, ho preparato un brodo col dado e adesso vado a mescolare. Questo qui sono i dadi senza glutine. Ho portato su anche gli insaporitori, quelli là che abbiamo preso all'Eurospin, però devo usarli solamente se faccio qualcosa per noi che Gabriele non mangia, cosa quasi che non succede mai. Perciò qui c'è il prosciutto, adesso aggiungiamo la zucca. Come vedete l'ho grattugiata così. Vabbè, adesso poi vado a tirare giù questo e mescoliamo. Lasciamo insaporire un po', è una ricetta mia, non è che c'è una cosa così inventata, non ho guardato da nessuna parte, se no ve lo dicevo. E lasciamo insaporire un pochettino e poi intanto peso il riso e così poi iniziamo la vera cottura. Ci vediamo tra un pochino quando aggiungiamo il riso. Guardate come si è già il prosciutto che ne ho assaggiato un cubetto ha già il gusto della zucca. In più guardate la zucca come è diventata già morbida e sembra che si debba sciogliere da un momento all'altro. Cioè sarà spettacolare. Poi col riso, immagino, cuocendo il riso, cuocerà anche lei, si spappolerà. L'ho grattugiata così almeno non è in pezzi grandi. Adesso andiamo a versare il riso. E andiamo a mescolare il tutto. Ho il cavalletto, ma faccio prima così che a prenderlo. Intanto mi messaggio con Sara, la mia amica, e guardo anche i video. Adesso stavo guardando in particolare il video di Nicole Gimondo. È veramente una ragazza fantastica, mi piace un sacco. E niente, quindi questo è quanto. Adesso lo lasciamo andare un pochettino così che anche il riso si insaporisce e poi inizio a mettere il brodo. Ci metto un cucchiaio di concentrato di pomodoro e poi ci vado a grattugiare circa due cucchiai, cioè vado a grattugiare e ad aggiungere circa due cucchiai di Emmental e ce lo vado a mettere dentro prima di servirlo. C'erano ancora dei pezzi di zucca. Vabbè, adesso come sempre lo tiro giù e poi pronto. Direi che è veramente molto molto bello. Speriamo sempre di accendere la luce. Ok. Non ci starei. Sei grasso?
Dopo pranzo vado a mettere a posto l'armadio di Giana, che nonostante lo metto a posto più e più volte, è sempre un casino. Vado poi a spazzare bene il pianerottolo e la scala. Come di consuetudine, è arrivata l'ora della cena. Allora, per fare qualcosa di diverso volevo fare la pizza, ma farò la pizza in un modo diverso. Adesso vado a preparare il sugo di pomodoro e poi vi faccio vedere. Il sugo ho messo origano, che arriva direttamente dalla Sicilia, che mi ha dato mia zia Maria. Perché non so se lo sapete, forse non l'ho mai detto, ma io ho origini siciliane. Mio papà era di Leonforte, in provincia di Enna. E comunque, quindi ho messo l'origano siciliano, che ha un profumo fantastico, un po' d'olio, un po' di sale, un pizzichino di zucchero. Adesso vado a mescolare e poi prepariamo le basi per la... In pratica farò delle pizzette con il pane, invece che fare l'impasto e tutto. Mi è venuta questa idea, vediamo come vengono. Quindi adesso vado a mettere il sugo su tutte queste fette di pane. Prendo anche il cavalletto, così vi faccio vedere mentre lo faccio. Vado prima a mettere il sugo su ogni fetta di pane e poi vado a mettere, vado a spalmarlo, vabbè, ovviamente bene, proprio come se fosse una pizza, e poi vado ad aggiungere i vari ingredienti. La prima cosa che metto è il gorgonzola. Poi metto la mozzarella. E poi inizio a mettere i condimenti, diciamo, quindi metto le sardine, vado a mettere le olive nere, i funghi, sono quelli trifolati dell'Eurospin. E poi i peperoni, che sono quelli in agrodolce, sempre dell'Eurospin. Erano fantastici, hanno dato un gusto particolare alla pizzetta e si sono quasi, non dico sciolti, ma quasi sulla pizzetta. Allora, le abbiamo preparate. Queste due le ho fatte con le sardine e anche queste due, gorgonzola e mozzarella, quelle lì con i peperoni, poi solo col formaggio, olive, funghi e basta. Questo qui è il condimento. Adesso le metti in forno a 200 gradi 10-15 minuti, tempo che si scioglie il formaggio e diventa un pochettino abbronzato, diciamo. Adesso cuociono queste, io vado a preparare quelle invece col glutine, perché queste qui sono senza. C'è Pia che piange perché vuole mangiare. Queste qui sono quelle senza glutine, uscite adesso dal forno, e qua invece ci sono le nostre pronte. Per il momento ne ho fatte 6 con le sardine, 6 con le olive, e poi adesso andrò a riempirle con, cioè, fatto queste in forno, e poi dopo ne faremo altre con gli altri ingredienti. E niente, buona cena a noi. Fatemi sapere cosa avete mangiato in questo 31, cioè ieri praticamente, perché lo vedrete già il 1 di novembre, il 31 ottobre alla sera, se avete fatto qualcosa di Halloween. E quindi siamo giunti all'ultimo giorno, all'ultimo vlogging. Io spero che questa giornata vi sia piaciuta, che le pulizie motivazionali vi abbiano aiutato a spronarvi. Spero che questi vlogging vi siano piaciuti, che vi abbiano tenuto compagnia. Devo salutare una ragazza, una signora che mi ha scritto e mi ha detto se potevo salutarla. Debbie, ciao e grazie per essere iscritta al nostro canale, grazie perché ci segui sempre. E niente, io adesso vado, vi saluto, vi mando un braccio a tutti quanti,
Comunque continuiamo a fare video. La programmazione del canale praticamente va di 2 settimane, di 2 in 2, con le settimane. E quindi la programmazione normale è il lunedì, il mercoledì, il venerdì, la domenica, e poi la settimana dopo non ricominciamo dal lunedì, ma è martedì, giovedì e sabato, e poi si riparte di nuovo dal lunedì. Niente, quindi abbiamo solamente 1 mese che ci separa dai Vlogmas. Io preparerò già la sigla e le copertine per i video. Adesso vedrò come farle, sono veramente tantissime idee in testa, vediamo un attimino. Comunque, niente. Spero che vi abbiano tenuto compagnia a questi vlogging, che vi sia piaciuta questa idea di stare assieme ogni giorno per 15 giorni, un pochettino di più in realtà. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!